Fino a qualche decennio fa il vino siciliano era venduto soprattutto sfuso. Sì, il famoso vino da taglio che di fatto ha permesso a tante cantine del nord di fare ottimi vini. E per fortuna, per la Sicilia, questa tradizione è stata abbandonata, grazie soprattutto alle nuove generazioni. Era solo una ragazza siciliana di 22 anni quando piantò la sua prima vigna. Arianna poteva scegliere qualunque destino possibile, invece dopo gli studi in agraria a Milano decide di tornare a casa e diventare grande qui, tra i filari della sua terra. Ho deciso di tornare qua in Sicilia perché da questa terra solo potevo fare qualcosa di particolare, qualcosa di importante, affidarmi un'uva che poteva essere il frappato, che è un'uva antica, un'uva molto antica di Vittoria, con la quale si fa il cerasuolo di Vittoria. E ho iniziato a vinificarlo in purezza perché aveva delle caratteristiche straordinarie per fare un vino unico, per fare un vino che rappresentasse questo territorio e che potesse essere non solo un vino da passo, ma un vino molto importante. Qua in Sicilia è quasi doveroso per me fare agricoltura biologica, biodinamica, naturale, chiamiamola come vogliamo, però sicuramente il rispetto e la sostenibilità deve essere alla base del nostro lavoro di agricoltore. Questo mi darà sicuramente un'uva più buona e un vino anche più buono. Questo è un palmento e io vivo qui. In un luogo dove si faceva il vino una volta, mi piace l'idea di poter respirare in un certo senso questi ricordi. Mi farebbe piacere se ragazzi della mia età, che magari hanno anche studiato fuori, possano sentire questo bisogno, questa necessità di tornare qua in Sicilia e poter fare la stessa cosa, perché l'agricoltura adesso deve essere vista con occhi differenti, deve essere vista con occhi gioiosi, con ottimismo, perché non è più l'agricoltura magari di 50 anni fa, ma è un'agricoltura che ti fa rivivere in maniera anche gioiosa le campagne, il fare il vino, e ti fa portare, se vogliamo, anche questi vini in Italia, all'estero. Quindi è un'agricoltura che finalmente può dare benessere. Rocco, la qualità a volte si fa anche con il coraggio. Andiamo ad incontrare un giovane che è riuscito a coniugare tradizione ed innovazione. Lui vive e lavora in una delle zone più belle della Lombardia, in Valtellina. Abbiamo iniziato ormai da un po' di anni, se contiamo le vendemmie sono ormai 10. Ci dicono che siamo innovatori, ma non si può essere innovatori in questa terra qui se non si ha un grandissimo rispetto per il nostro territorio. Il che vuol dire che bisogna cercare di leggerlo, bisogna cercare di vedere quello che hanno fatto i nostri anziani e rispettare quello che ci hanno consegnato nelle nostre mani. Quello che ci hanno consegnato sono queste piante che hanno delle età tutte diverse, tutte incredibili, che devi pensare, devi accendere il cervello quando sei in un vigneto di Valtellina, perché ogni pianta è diversa dall'altra e devi cercare di portarla il più a lungo possibile negli anni, devi farla vivere e consegnarla a qualcun altro ancora.
Non avevamo 50 anni in due, io e Birba, quando abbiamo iniziato tra questi dirupi. Birba è il mio socio in questa avventura, in questa piccolissima azienda, in questo sogno, in questa follia. E già potevamo e lavoravamo con piante così storiche, con piante così belle, con piante così affascinanti. Bisogna amare fortemente quello che è il nostro lavoro, quello che è la viticoltura, e non preoccuparsi della fatica che si fa tra questi vigneti nel tagliare l'erba, potare, portare a casa tutta l'uva sulle spalle. Speriamo che tanti ragazzi come noi abbiano la voglia di tornare tra i vigneti più antichi d'Italia.